Oggi vi volevo parlare dell'olio d'oliva e adesso vi dirò come lo utilizzo io. Allora, prima di tutto lo utilizzo come maschera per i capelli. Marilyn, scusate, stai giù. Come maschera per i capelli perché li ho molto secchi. Ho questo problema, ho provato di tutto. E l'olio d'oliva mi aiuta molto. Allora, cosa faccio io? Prendo olio d'oliva puro. Se avete quello fatto in casa è meglio, se no, vabbè, non importa. Mary, scusate. Il mio gatto che mi deve fare impazzire. Vabbè, allora, appunto, prendo l'olio d'oliva, me lo metto sui capelli asciutti. Poi li tiro su e li avvolgo completamente con la pellicola da cucina, quindi quella trasparente. Lascio in posa 1-2 ore più o meno e poi passo al normale lavaggio, quindi shampoo, balsamo e così via. È un'operazione che prende un po' di tempo effettivamente, quindi non è possibile farla sempre. Però vedete che già con solo una posa il capello migliora e anche tanto. Quindi ve lo consiglio vivamente. Poi, un altro metodo è quello di fare lo scrub in casa. Ovvero io prendo una tazzina di caffè. Gli metto un po' di olio dentro, qualche cucchiaino di zucchero e lo utilizzo come scrub, appunto. Lo prendo con le dita, gli do una girata e me lo spalmo in faccia. Se avete la pelle troppo grassa e oleosa, non ve lo consiglio, però se avete la pelle secca o normale, anche qui questo ve lo consiglio perché comunque idrata la pelle, te la lascia morbida. Quindi non vi preoccupate che non diventate oleose. Vi aiuta se avete la pelle secca o anche normale. Se un'altra cosa, se notate, perché io lo scrub lo tengo per un po', cioè non è che ogni volta che faccio lo scrub ne faccio uno nuovo, perché comunque è zucchero e olio, non va male. Se vedete che già tipo la volta dopo c'è lo zucchero che è diventato un po' compatto, un po' duro, non vi preoccupate. Se gli date una girata col dito, ritorna normale. Ovviamente dopo un po', anche se non l'avete finito, vi consiglio di cambiarlo, tipo dopo una settimana. Io di solito lo cambio. Se vedo che è un po' che lì. Poi un altro utilizzo dell'olio d'oliva è quello di struccante, come struccante, ovvero se non avete in casa uno struccante bifasico, quello apposta per gli occhi e le labbra che è oleoso, o perché vi siete dimenticati di comprarlo o perché non lo conoscevate neanche. Potete utilizzare l'olio d'oliva come struccante per mascara waterproof, ombretti waterproof, tutto ciò che è waterproof con l'olio d'oliva via. Quindi ne mettete un poco poco nel dischetto di cotone. Ovviamente non mettetene tanto perché sennò vi si unge tutto l'occhio e lo passate piano, tranquillamente sull'occhio. Ultimo utilizzo è quello di impacco per le mani invece. Vero, se avete le mani secche, magari io già solo conosco le parrucchiere che stando con le mani sempre sotto l'acqua le hanno molto secche. Una cosa che vi può aiutare è prendere l'olio, spalmarlo bene in tutte le mani. Prendere dei guanti di cotone, metterli e lasciare agire. Fidatevi che funziona. Quindi
Quindi questi sono un po' i rimedi della nonna fatti con l'olio d'oliva. Ve li volevo dire perché io penso siano tutti molto efficaci, quindi non c'è bisogno di andare a cercare nei supermercati né negozi di cosmesi, profumerie, perché tutto quello che avete bisogno, di cui avete bisogno, è in casa. Quindi ricordatevi che i rimedi della nonna sono meglio di quelle porcherie che ci danno. E niente, spero che questo video sia stato interessante, che vi sia stato d'aiuto. Niente, al prossimo video. Ciao!